Ciao ragazzi e bentornati in un nuovissimo unboxing sfida con Lucrezia. Ciao ragazzi. Oggi finalmente anche noi ci andiamo ad aprire VMAX Climax. Ragazzi, ho aspettato veramente tanto per aprirvelo sul canale, ma perché non avevo disponibilità di box, c'è stato un macello di problemi con le spedizioni e quant'altro. Però è iniziata una collaborazione con i ragazzi della Tana dei Collezionisti che ci hanno ovviamente procurato i box e sono stati velocissimi a mandarmeli e li ringrazio veramente tanto. Così anche noi ce li possiamo finalmente andare a spacchettare. Ok. Allora, facciamo una mega sfida, però ti devo raccontare qualcosa del set. Okay. È un set enorme. Ti ho già fatto vedere molti artwork, sì, per darti un'infarinata e penso avrai un macello in testa. Sono tutte bellissime. Ci sono le black gold che sono gli obiettivi principali. Ok. All'ultimo come posto, al solito, tanto per cambiare. Come al solito. All'ultimo posto, proprio alla fine, potrebbe esserci una carta normale con un'olograficità diversa. Ok. Però potrebbe esserci una CHR, che sono 28 carte che stanno in mezzo al set, mm-hmm, e sono, diciamo, alternative particolari. Ok. Dopodiché, in penultima posizione potrebbe essere, cioè è sempre garantita una V o una VMAX normali. Quindi il pool è molto alto. E invece in terz'ultima posizione potrebbe esserci l'allenatore full art. Diciamo un bel drop di allenatore full art. Sono gli amici di Galar che costa ancora un sacco. Allora, scegliti il box. Ma sì, mi tengo questo, non lo so. Vai, uno. Allora, cosa importante. Siccome appunto il drop è garantito, dobbiamo decidere quali punti far valere, perché ovviamente, se no c'è ovviamente un punto assicurato in ogni. E come facciamo però? Allora io direi che facciamo valere. Le V non le facciamo valere. Ah, proprio? No, perché è assicurata la V. Non c'ha senso. Ah, giusto, ok. Beh, certo. Allora, possiamo fare V e VMAX, quelle che sono tra virgolette garantite, le lasciamo perdere. Beh, certo, non ha senso. Possiamo fare un punto le CHR. Ok. Due punti la fuoriserie se è V, tre punti se è VMAX. Black Gold, vittoria a tavolino. Ce lo ricordiamo però? Sì. Però scusa, le CHR quindi non sono garantite pure quelle? No, le CHR sì, però non è tra virgolette garantito il numero di CHR. Ah, ok, quindi può essere che tu ne trovi di più. Può essere che io ne trovo due e tu ne trovi tre, capito? Ah, ok, va bene, allora sì, facciamo così. Sì, perché possiamo fare due punti anche gli allenatori full art. Ok. Chi inizia? Vado io. Inizi tu? Sì, inizio io. Allora, se dovessimo per esempio, vabbè, le holo non le contiamo. C'è anche il Charizard holo, ma anche quello non vale niente, sennò ci impicciamo. E poi invece il mi sa che ho fatto vedere qualcosa. Sì. Comunque, strano, strano. Nei tuoi video. E invece mi avevi detto il trick non c'è. Il trick non vado c'è. Così. Il trick non c'è, perciò vai direttamente. Iniziamo con energia fuoco, quindi ok. Pessimian. Oddio, non me lo ricordo. Charmander. Non è Snubu. No. Mi stai confondendo. Niente. Qua Charmander. Guanti. Dai, Stadio, dai. Questo dovrebbe essere di Tarfield, una bel genere. Energia, arcobaleno. Charizard, hai detto che è CHR. Non vale niente. Sì, è CHR quello là. Ok. Allora, questo è Urshifu. Bronzong. Quindi qua ci dovrebbe essere qualcosa. Dovrebbe esserci la ok, la V normale. Che non conta, ovviamente. Sotto. Questo è Zamazenta. E sotto potrebbe esserci la CHR. No, non c'è niente. Perché ci sono le carte, quelle che fighe, ti dicevo, però. Con questa olograficità. No, vabbè. Che fighe. E partiamo. Partiamo con il mio box. Quindi io per adesso non zero ho punti. Preso niente. Zero perché punti, esatto. È una V. Okay. Perché è una semplice V e non hai trovato CHR. Bene. Allora. Iniziamo male. Energia lotta. Phalanx. No, comunque pure le ultime sono fighissime con quell'effetto così. Come si chiamano? No, non so, non c'hanno un nome particolare, no. Che fighe. Allora, questo è dovrebbe essere avicoltore, no, bel genere, level ball. Anche perché è una cosa totalmente nuova. Malamar, ok. Questa qua è sempre assicurata, la prima. La seconda no, perché al posto della seconda volo potrebbe esserci l'allenatore full art. Ah, ok, ho capito. Allora, adesso non c'è. C'è Zarud. Una V normale. Bella però. E niente, anch'io. Io pensavo ci fosse qualcosa. Anche queste comunque ti ingannano un po', eh. Sì, diciamo ti ingannano. Però se c'è la CHR non brilla, non gli brilla il bordo. Ah no. No. E andiamo. Vai, seconda. Ancora 0-0. Dobbiamo solamente ricordarci come tenere i punti. Perché mi stavo un trippano. Sì, è un po' difficile. Allora andiamo, vai. Sì, energia acqua. Sobble. Abomasnow. Ralts.
Voglio che dobbiamo arrivare a un punto che li dici tu i nomi. Ma, ventaglio. Ma guarda, già che in italiano già sono mal di gola io oggi. In giapponese allora poi... dai bordini potrebbe essere una Vimax, perché ovviamente ma tu... dove la vedi? Amore, ovviamente tu. Oh, oddio, lo sappiamo ormai. Vabbè, ormai mi conosco. Ormai non ce la prendiamo neanche più di tanto. Vai, Jolteon. Non me la ricordo. Frosmoth. Octillery. Piano. Oh, aspetta. 221 fuori serie Vimax. Mizzega. No. Oh, cioè, spoilerato. Cioè, c'è anche la CHR. Oh, stupenda. Porca va, cioè hai fatto 4 punti, perché avevamo detto che le fuoriserie Vimax valevano 3, mentre tutte le HR un punto. Ogni tanto mi dice bene, porca quindi miseria. Forse piano piano sto riprendendo tutto quello che è mio. Ehi, vai piano che c'ho 9 pacchetti lì ancora. Oddio, è vero, forse è meglio... Guarda che tu la fuoriserie sennò... ti è uscita, deve uscire anche a me. Allora, continuo con la seconda, ok. Via. Energia, acqua. Come me. Pessimian. Tipo acqua. Calyrex glaciale. Sì. Morpico. Eevee. Di Morpico mi sa che ci stanno le V-Unione. Ci sta sia quella dentro il set, sia quella, credo, tra le fuoriserie. Non me le ricordo perché sono veramente tante. Allora, Fune di Fuga. Energia speciale, acqua. Cobalion. Vediamo se c'è... Niente trainer, niente... Full art speciale Dandel. Mannaggia, la V normale. Ma però figa. Che ci vedi? Oh, CHR. CHR. No, non credo sia il Charizard, perché il Charizard è già parte. Ma è blu lì. No, perché il Charizard. Però ho visto, ambientazioni molto alternative, quindi. Ah, Gardevoir, figo. Bello, dovrebbe dai. Essere Lino questo al computer e Gardevoir. Quindi carina. Quanto siamo? Un punto. 4 a 1. Ok. Protetto anche il Gardevoir. Vai con la tua terza. Ok, vai. Continuiamo con la terza. Siamo? Dai. Che so carico, perché adesso tu alla tua è uscita. Quindi so abbastanza tranquillo. Cioè, hai fatto 3 punti, perché comunque è una Vimax. Però la tua è uscita. Sì, la cosa brutta è che non ti posso dire che tu non trovi niente. Perché? Perché è assicurata. Perché la devi trovare per forza. Quindi. Beh, però diciamo tu hai trovato quella con più punti. Perché o è Vimax, quindi tu hai 3 punti, te li sei portati, sì, capito? È andata bene. Allora, Cresselia, Oranguru, che cosa c'è? Oh, Vimax normale, vediamo chi è. Porca miseria, bello. Questo è il nuovo artwork di Rayquaza Vimax. Che spettacolo. E c'è la fuoriserie di Rayquaza che è... Ciao. Atomica. Addio. Che non troveremo mai. Esatto. Poi? Ok, niente. Ah, ok, sì. Banette le altre. Olografica. Allora, questa qui la proteggiamo subito. Prima che si rovina, perché questa è veramente bella, anche se è una Vimax normale. Allora, continuiamo, terzo pacchetto. Ok, continuiamo. Energia psico, madonna che ditata che gli ho lasciato sopra. Allora, Charmeleon. Dai che troviamo pure sto Charizardolo oggi. Remoraid, Blipbug, Mary, non mi ricordo, Sfera di Cristallo forse, Gallade, Frosmoth, Flapple, dovrebbe essere Vimax. Oh, Sylveon, carino. Questo, se non sbaglio, l'abbiamo trovato nel box di Eevee Heroes. Sì, io e te. Sì, me lo ricordo. Vabbè, dovrebbe non essere non una ristampa. Però. No, non ti faccio, tranquilla. No, è bruttissimo sta carta. Stone Journey. Cioè, non ti piace? È brutta esteticamente. Guarda lì, no, quella sì, un po' incattivito. Non mi piace. Vabbè, è carino. L'ho proprio snobbato. Esatto. Dai, vuoi mettere Rayquaza con quello lì? Vabbè, dai, sì, è molto meglio. Vai. Vamos, riniziamo. Mamma allora, mia, questo... mamma mia che ansia. Metallo. Metallo. Energia metallo. Horsey. Horsey. Weedle, è tanto carino. Linon. Questi okay. Non li conosci perché è la versione di Galar. Vai, questo dovrebbe essere distintivo qualcosa. Gallade. Ah, già siamo Upa. Piano, che potrebbe esserci... No, non c'è niente. Octillery. Piano, no, una V normale, chi è? Mamma mia, levalo. Ok, vuota. Niente. Vuota, solamente quel vermone. Siamo ancora 4-1, la situazione è troppo ferma per i miei gusti. Continuiamo anche con la mia quarta. E speriamo di trovare... No, la fuoriserie la voglio trovare dopo.
Sì, alla fine. Sì, la voglio trovare. No, non giusto alla per fine, darmi però lo smacco morale almeno per dire, guarda. Stavo a rifare il trick. Allora, energia metallo anch'io. Pronti? Via. Shupet. Aspetta che c'ho le forbici qua. Shupet. Mr. Rhyme. Abomasnow. Questo dovrebbe essere Laburno. Amuleto cristallo, credo. Torre lotta. Ok, la prima holo. Adesso vediamo se c'è qualche trainer. No, non c'è niente. Cresselia. No, dai. Cos'è? Che sfiga, è la fuori serie. Però è la V, perciò io ho preso due punti. Vediamo, speriamo che sia carina. Mimikyu. Mica tanto. Vediamo se c'è almeno la CHR. Neanche, mamma santa. Vai. Vai. Riniziamo. Allora, aspetta che metto i drop quelli. Vai, vai, tu taglia tranquillamente. Sì, sì. Allora, io metto i drop quelli che contano i punti da una parte, così non ci sbagliamo. Poi queste le metto. Ok. Allora, energia elettro. Sì, stavo di metallo, elettro. Chi è questo? Questo dovrebbe essere Snom. Eevee. Questa la so anch'io. Sigilyph. Energia in colore doppia. Level Ball. Questa non me la ricordo. Oh, questa non l'avevamo ancora trovata. Bello sto Liga Rocco. Ah, non t'è incazzato. Bello. È bello. È incazzatissimo. Me. Ordini del capo. Ok, è un heavy normale. Zacian, madonna, questo è l'artwork di Spada e Scudo. Quanto sì, tempo sì, che non lo vedevo. Vedi se c'è la CHR? No, non c'è niente perché brillava. Siamo, con questa stiamo a metà box. Siamo a 5. Mamma mia, veramente. E guarda quante carte che già abbiamo trovato. Oh, mi viene sempre da fare il coso, non c'è avverso. Invece io sto tanto tranquillo, almeno sì, so che non mi sbaglio. Mamma mia. Allora, Dradigon, Stone Journey, Snum. Non me la ricordo. Non me la ricordo proprio. Lanterna, energia. Un altro Octillery. Niente, oh, non riesco a trovare qualche carta, qualche trainer. Eternatus. Questo è l'artwork di Fiamme Oscure. E neanche la CHR. Anche io sono fossilizzato sui tre punti. Proteggiamo e avanti. Allora, sesta. Sesta. Che pizza, dai, mi è uscita pure a me la fuoriserie. Meno male che ho detto che la volevo trovare dopo. Allora, io come al solito faccio qualche. Allora, energia acqua. Sì, vabbè, dai, stiamo proprio bruciati. Ciao. Allora. Energia erba, Spiritomb. Addio. Snorant. Questo è Snover. Torre lotta, quella di pluricolpo dovrebbe essere. Questo dovrebbe essere. No, non è scarto oggetti, vabbè. Energia speciale. Oh, Charizard. Sì. Charizardolo, che bellissimo. Bello. Oddio, che strano averlo tra le mie mani. Bello. Vai, poi che c'hai uno. Che figo, pure allora, Snorlax. Che Charizard lo proteggiamo. Vai. Snorlax pure, figo, nello stesso pacchetto. Snorlax sì, però non è rarissimo. Mamma mia, li stai trovando tutte le versioni, gli stai trovate del suo vale scorso. Ma che vale? Vabbè, però. E niente CHR. Eschew. Allora, proteggiamola giusto per rispetto. Ok, protetta. E continuiamo. Hai trovato un bel Charizardino, eh? L'unico Charizard. Ovviamente nel set, perché c'è anche quello CHR. Cioè, questo qui holo e quello CHR nel set. CHR con l'artwork con Dandel, che è bellissimo. Vabbè, ma quelli, cioè, li dobbiamo soltanto immaginare, perché penso che non li troveremo. Ma sai che non credo che. Cioè, che non è così raro. È raro e costoso anche. Non è una versione rarissima, ovviamente. Strano, oh, perché. Porca miseria! Buono. Ordini del capo. Oh, madonna, dai colori mi sembrava Eternatus. Invece è sto corvaccio che dovrebbe essere. Non si capisce manco. Non mi ricordo se stili di lotta. Bello scuro. Non mi ricordo se stili di lotta anche questo Fiamme Oscure. Oh, madonna, non sto trovando più CHR. Sono sparite dalle mie bustine. Vabbè. Sono contenta. No, però sono contento perché abbiamo trovato due Charizard. Sì, allora, il Charizard holo non è rarissimo. No, cioè, a perché quanto pare no. O siamo veramente stati fortunati. No, ma non penso. Non mi do tutta questa un Charizard fortuna. Aiuto. Vai, Madonna, vai. Stavo andando un po' vicina. Un Charizard per uno non fa male a nessuno. Il problema è trovare quell'altro Charizard. Vabbè, quello vai. Poi ci pensiamo. Allora, Spinarak, madonna quanto pure questo non te. Dottler, Stone Journey.
Bruno, Corno, Forest. Oh, Voltorb, vai piano. Potrebbe esserci sempre quella speciale dopo. Ok, non c'è. Gardevoir, V normale, Moltres di Galar. E poi, oh, c'è HR. Sì. No, fa, mamma mia. Ci sei rimasto male. Mamma che brutta. Sì, sì. Invece no. Beh, però no, tu l'hai trovata e stai a 5. Buono. Ne hai trovata però un'altra. Però dai, metti Sleeve pure Moltres. Certo, Morello, certo. Se no si offende. Beh, meglio Moltres V che senti Scorch V Max. Ecco. Questo è poco come sicuro. Però tu voli a 4. No, a 5, perdonami. Infatti stavo a dire che mi togli i punti, zitto zitto. Voli a 5 e io rimango a 3, porca miseria. Vabbè. O le trovi tutti insieme. Devo sperare in un allenatore, perché o le CHR, a me non ne è uscita, sì, ne è uscita una sola. Allora, Cast Form, Charmander, Kubfu, di questa c'è quella Full Art che è spettacolare. Banette. Ok, dopo potrebbe esserci qualcosina. Non c'è niente, ovviamente. Snorlax anch'io. CHR. Ok. Quindi l'hai trovata. Quindi l'ho trovata. Andiamo 5 a 4. Vediamo chi è. Mamma mia. Obstagoon e Ginepro. È più figa la mia, sinceramente. Oddio, come Pokémon è più bello Obstagoon che Phalanx. Se proprio la dobbiamo... Scusa, la mia non è questa. Ma quella è la fuoriserie. No, stiamo parlando delle CHR. Qual è la mia? Lo so. Eccoli, sono queste due. Hai trovato Eevee e Phalanx. Vabbè, vuoi mettere queste due? Scusa, guarda Eevee che carina è la tua. Cioè, vabbè, Eevee sì, però Phalanx fa ride. Allora, stiamo 5 a 4. 5 a 4, Lucrezia. Non posso rompere la mia scia di vittorie. Prima o poi dovrà pur finire. Vabbè, amore, non l'hai tagliato, mi sa. Come no? No. Oddio. È perché prima aspetta, mi sono spaventata. Aspetta, che qua facciamo danno. Prima mi sono spaventata perché ero andata troppo giù. Allora, c'è ecco, qualcosa. Abbiamo già... beh, normale, è assicurato il troppo. Abbiamo... sì. Anzi, è già spolirato che è una B. Allora, Mr. Mime. Allora, dobbiamo stare calmi perché ormai lo sappiamo tutti. Ma non vedo che ti impegni per cambiare cose. Ma io cose. Ci provo, ti Rockcraft, giuro, ci metto tutta. Kirlia. Tieni le dritte, mo che stai dritta, no? Oh, dinamico. Palloncino. Sempre. Oh, Inteleon, bello, non l'avevamo mai visto ancora. Houndoom, figo, veramente. Sylveon. Mazza. No, certo. no, ok. Non ci sta. Ma guarda, veramente, ma che mi fai le macumbe? Sì, perché se ne trovo un'altra pareggiamo. Ma guarda, mo te le faccio io a te, voglio. Se trovo un'altra CHR, pareggiamo. Quindi non lo ricorderò comunque. La devo trovare, assolutamente. Lo ricorderò. Allora, ottava bustina. Ottava e vuota bustina. No, ottava e... stavo a rifare il trick. E CHR bustina. Sì, credi. Allora, Applin. Sobble. Oh, questo non me lo ricordo, lo sai. Mamma mia. I vuoti proprio. E qui il teschietto là. Ariados. Ok, la prima è normale. Bello, un altro Houndoom. Shelgon, no. Ma che Shelgon? Ma che ne so. Ma non te fa sentire che qua non c'è... Non mi ricordo proprio come si chiama quello lì. Or... Beetle. Comunque se lo vado a leggere, bello. Poi ci rimango perché. Anche questo dovrebbe essere l'artwork di voltaggio. No, non me lo ricordo neanche io, non mi viene proprio. Dobbiamo andare a leggere. Ok, V normale, Blissey. Che carina. Carina. Bella, sì. Niente. Com'era CHR? CHR. Ho visto. Ok, che protetta. Bella CHR. Protetta anche Blissey. Ok, vai. Penultimo pacchetto. Penultimo pacchetto. Niente raga, le gold penso che siano qualcosa di... Ma io infatti manco ci speravo. Mamma mia. Manco la soddisfazione. Ormai, delle allora per me già è tanto vincere una sfida. Se mi metto a pensare pure di trovare quelle carte che voglio. Allora, Banette, Zigzagoon. Vai, Cast Form. Energia, lotta credo. Lotta doppia, non mi ricordo come si chiamano. Trainer. Oddio, questo chi è? Cherrim? Piano che potrebbe esserci... No, non c'è. Urshifu? Niente, V normale. Però qua ci potrebbe... Ah, non, mo non no, c'è ci potrebbe essere CHR. No, vabbè, sì. Dai. Sì. No, trovato... Ma che è? È un'altra check. Ma mi sa che è un altro Gardevoir. No. Ah, ok. Ma perché vedi, i colori sotto sembravano simili. Questa è la Bombasnow. Bella. Ma come fa a essere bello sto Pokémon? Oh, è bella, mi piace. No, non è il Pokémon in sé, è carino il disegno. Ah, io per quello dico bella. Poi è ovvio che se mi capita il Charizard, quello è figo, non è bello. Dai, cioè. Se ti capita il Charizard te lo faccio valere doppio.
Tanto l'ho tanto, ti manca una bustina sola, quindi. E scommetti che lo trovo? No. Guarda quanto godo se lo trovo. Pronti? Penultimo. Energia fuoco. Zigzagoon. Snorant. Milseri. Trainer. Questo, oddio, non l'ho mai visto. Ok. Qui potrebbe esserci... Madonna, oh, niente, niente. Vimax, ma non ci interessa perché non porta punti. Ok. Ok. Acqua. Chi è? Non lo so. Ah, Frosmoth. Carino. Beh, sì, sicuramente è più bello del mio, vero? Ma sono tutti, più o meno tutti sono lo stesso. Ecco, Eevee, tra virgolette, è il più bello. Ok, andiamo con l'ultimo. Ultimo, pacchetto. L'ultimo tuo. Allora, quanto stiamo? Io ho perso il conto. Qua tu mi freghi. Hai perso il conto e pure la partita, mi sa. Due, cioè, la sfida. 3, 4, 5. E tu stai a 3 e 3, 6. Mannaggia. Mamma, cioè, ma stai a vedere quanti drop ci abbiamo per te? Guarda che se trovi qualcosa all'ultimo pacchetto, la io CHR. Ti giuro. La CHR, faccio il mio bel parigino. Me ne vado, te l'ho detto. Già l'altra volta volevo andarmene e sono ancora qui. Quindi è ufficiale, me ne vado. Vai, 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 che vuota. Allora, piano perché potrebbe esserci qualcosina. Ok, non c'è niente. Zapdos, mazza. Bello. Ok, V normale, mamma mia. Cricket un coi baffi e vuoto. Niente. Allora, tu chiudi a 6. Speravo in un altro punticino giusto per pararmi. Tu chiudi a 6 e vediamo con quanto invece chiudo io. A 5. No, 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 no. Sì, a 5. Io sto in silenzio perché mi sto concentrando. Aiuto. Allora, energia. Spinarak. No, amore, comunque non va bene questa cosa. Mi sale troppo il panico. Ralts. Adrenalina 1000. Pattinatrice. Canna da pesca. Alcremi. Intanto non trovi niente. Urshifu. Io ci spero. Non c'è il trainer. Te le sto mandando proprio male, te le sto mandando. Gardevoir. Un altro Zacian. Sì! No! Ho vinto! Mannaggia la miseria. Ho vinto! Mannaggia la miseria, che sfiga, per un punto. Sì, finalmente. Per un punto ho distrutto la scia di vittoria. Dopo quanto tempo. Sì, adesso sai che significa che qui rinizio a bombardarti di belle bombette, belle cartine. Vabbè, a me non dispiace, sinceramente. Rinizio a vincere e a godermi gli spacchettamenti senza l'ansia. Abbiamo allora, sbloccato. Mamma, questi sono i drop di due box. Qua. Ragazzuoli, chiudiamo il video perché è durato un boato. Noi vi ringraziamo veramente di cuore per aver visto il video. Mi raccomando, lasciate un like, iscrivetevi al canale e lasciate anche un commento. Scriveteci qui sotto se voi avete comprato questi box e cosa ci avete trovato. Ditemi solamente la fuoriserie se c'è stata qualche black gold in giro. Noi vi ringraziamo ancora e ci vediamo in un prossimo unboxing. Ciao ragazzi! Ciao ciao!